Reggio Emilia 33 totale, ancora Kaukenas, la palla per Polonara che affonda la Bimane con un perfetto roll, riesce a trovare. Incomprensibile perché non ha preso la tripla anche dalla lunghissima distanza Stipsevic, non lo so, De Zeu si gira, segna De Zeu, canestro valido di Maxim De Zeu, 41esimo punto di Roma che va all'intervallo sotto di 11. Austin Freeman non riesce a darla per Arsi, inizio molle del squadra completamente sbagata, l'alley hoop concluso con l'inchiodata di Young che porta sul 7-6-0 il parziale in favore di Caserta. Media il tiro fuori misura, rimbalzo di Abbas che può andare a tutto campo, ancora Micci prova a rubare il pallone, Abbas con un numero va a realizzare, che bel canestro di Avudu Abbas. Sotto canestro Anosì che prova a fare la voce grossa, c'è Cinciarini, ma c'è Gainz che recupera il pallone, 5 secondi, l'alley-oop! Si resta su 3, prima possibilità di arrivo per la Granarolo con Reida, 3 punti, fortunatamente non va, ma è ancora Oscar White che rinchioda una schiacciata, Oscar White vuole fino a questo momento di 7 punti sui 16 della Granarolo. Tenere fuori ritmo la Giorgio Tesi Group, bel pallone però per Landon Milburn, Dariel Filloi, schiacciata in faccia a Pippo Baldirossi che è arrivato un pochino in ritardo con l'aiuto difensivo, due bei punti per Filloi uscendo dal time out. Jamal Sanders per Josh Owens, altro alley-oop, mamma mia. E torna nelle mani Tomasini, la stoppata di Archi è la seconda in partita, poi recupera addirittura palla, la dà per Austin Freeman che va a prendersi anche lui la stoppata, finisce per Young. Acrobazia di Sanders,